Silvia Founders, bentornata in Trentino prima di tutto e ci torni per un progetto molto molto interessante. Torna questa B1 della Trentino Rosa, siamo qui a Pergine, un nuovo inizio davvero sotto tutti i punti di vista. Sì, in realtà il territorio, diciamo che qui ho tutta metà della mia famiglia, quindi l'esperienza è sicuramente nuova, il territorio è già vissuto, infatti sono molto contenta di questo, mi riavvicino veramente a casa e poi ho sempre visto il Trentino Volley Rosa come una bella realtà quando ci ho giocato contro 2 anni fa e non mi aspettavo, è stata una bella sorpresa quando mi hanno contattata, sono davvero contenta. Com'è tornare a casa dopo tanti anni passati a Vicenza, Verona, eccetera? Sinceramente non me l'aspettavo di tornare a casa, pensavo sarebbe stata l'ultima cosa che avrei fatto. Infatti è quello che mi ha detto Franco, e ha detto guarda, non ci speravo. E invece sta facendo un bel lavoro, ha fatto organizzato bene, quindi vediamo cosa succederà, ecco. Ovviamente siete tutte quante nuove, per cui la cosa che adesso serve è soprattutto il tempo per potervi conoscere tra di voi, poter lavorare, poter costruire insomma la vostra squadra, la vostra identità di gioco. Sì, in realtà alcune giocatrici o di vista oppure con Giada ci ho già giocato assieme, le altre anche magari nelle giovanili qualche cosina, visto che sono molte trentine, però il gruppo, essendo come hanno detto anche prima, il fatto che siamo giovani aiuta, quindi potrebbe essere sicuramente un buon inizio quello di essere tanto giovani tutte e andare d'accordo, ecco. Magari non sarà più la B1 di qualche anno fa, per i soliti problemi che conosciamo tutti quanti noi, eccetera, però è una B1 dove c'è Breganze, che sta facendo una signora squadra. Ci sono tante altre realtà che stanno facendo ottime squadre, per cui ci sarà da lottare, questo è sicuro. Sì, ma mi sa che il campionato si è rafforzato quest'anno, perché anche Cerea è cresciuta come squadra. Breganze poi la troviamo subito in Coppa, infatti già mi sono arrivati messaggini dalle mie amiche, vedi che ti troviamo subito. Vediamo, è una scommessa perché bisogna vedere un attimo come funzioneremo, però secondo me c'è la possibilità per fare un bel campionato. Non sarà facile perché le squadre comunque sono toste, però c'è la possibilità. Per te personalmente quale obiettivo ti sei posta per quest'anno? Divertirmi, nel senso giocando, quindi stare bene con me, le mie compagne, riuscire quindi a dar loro il massimo e crescere, perché ho bisogno di crescere ancora io. Anche se sono tra le più vecchie della squadra, sento che ho moltissimo lavoro da fare e quindi questo, crescere ancora.